Avete mai pensato ad una casa fatta di canapa? In questo video vi spiegheremo come è fatto un muro di canapa, che cos'è il biomattone e quali sono i vantaggi di questi materiali assolutamente naturali. Il muro in canapa e calce è un muro innovativo fatto dalla tradizione, dalla natura. Abbiamo due compositi che realizzano questo muro. Uno è il canapulo, che è praticamente la parte legnosa della canapa che ne viene fatta, quindi viene tritato, si compone con la calce e ci dà la possibilità di realizzare due tipologie di materiali. Uno che è un materiale isolante che possiamo utilizzare nei muri a cassetta, o in alternativa possiamo costruire con una tecnica spruzzo direttamente il muro nello spessore che ci interessa. Oppure, in modo più tradizionale, possiamo avere dei mattoni fatti sempre con lo stesso composito. Il composito, nel rapporto 1:1, ha questa densità e quindi è un materiale molto leggero ma nello stesso tempo isolante. Nel rapporto 4:1 è invece un materiale termointonaco. Quali sono le caratteristiche e i vantaggi di questo materiale? È un isolante termico, tanto in estate quanto in inverno, è un isolante acustico, permette ai muri, cosa importantissima, di traspirare. Nello stesso tempo, con la traspirazione, riesce a trattenere l'umidità in eccesso all'interno dell'abitazione e quindi ne regola il tasso igrometrico all'interno. Ma non è solo questo, non è solo comfort abitativo per chi ci abita, ma è anche un materiale innovativo per l'ambiente. È l'unico materiale da costruzione nella cui produzione riduciamo il CO2 in ambiente. Questo perché? Perché la canapa è un grandissimo assorbitore di CO2, quindi ci permette di assorbire una grandissima quantità di anidride carbonica nei 6 mesi nei quali cresce la pianta. È una pianta annuale di rotazione. Invece la CO2 immessa nella produzione di calce è molto più bassa di quella assorbita dalla calce. Quindi alla fine nel bilancio della CO2 rimane ancora un elemento negativo, quindi facciamo del bene all'ambiente. È un materiale infatti che si presta molto rispetto anche a discorsi di bioarchitettura, proprio per queste logiche. Sono Massimo Pedone, architetto della Pedone Working, un'impresa che si occupa di costruzioni sostenibili e che negli ultimi 2 anni, insieme all'Equilibrium Mediterraneo, ha iniziato a divulgare una tecnica costruttiva con materiali naturali quali canapa e calce.